Sono le 5 di pomeriggio e Timmy torna a casa dal suo lavoro, un lavoro che tra l'altro non gli piace. La prima cosa che fa appena torna a casa è che si fionda sulla PlayStation e inizia a giocare a Fortnite. Deve assolutamente fare una partita di Battle Royale con i suoi amici e quindi si mette le sue cuffie da gamer e inizia. Ciupum, piccone, cassa, pom pom, cipum, ciso, pum. Passano 2 ore in men che non si dica. Però Timmy sta livellando come un pazzo su Fortnite e quindi continua. Dovrebbe andare a fare un allenamento in palestra perché oggi nella scheda hai muscle up con i dips. Però Timmy dice, dai, ancora solo una partitina. E allora Timmy fa un'altra partita. Però poi gli piace così tanto il gioco che ne fa un'altra. E quindi salta all'allenamento. E poi continua a giocare, a giocare, a giocare. E dato che non ha voglia di prepararsi la cena, si ordina una pizza dal kebabaro. E poi continua a giocare, a giocare, a giocare fino a quando va a dormire alle 2 di notte. Il giorno dopo deve svegliarsi alle 6:30 di mattina. Quindi dormirà 4 ore e mezza. Ma è un sacrificio che fa volentieri, perché per giocare a Fortnite questo è altro. E poi c'è Tyler. Tyler da bambino aveva la Wii e ha passato ore e ore e ore delle sue giornate a giocare a Mario Kart, a Mario Bros, a Super Smash Bros Brawl. Poi però crescendo Tyler si è accorto che i videogiochi non gli davano più molto. Brawl, maledetto figlio di puttana. E piuttosto che progredire nei livelli di Super Mario Bros, ha deciso di progredire, di salire di livello nella sua fottuta vita reale. Tyler vive la sua vita come un videogioco e ogni giorno cerca di salire di livello e di ottenere punti esperienza. Vede l'allenamento come un videogioco, vede il lavoro come un videogioco, vede le sue relazioni come un videogioco. Che paura. Tyler nella sua vita reale ha tutto maxato al massimo. Perché anziché nascondersi in una realtà virtuale, salire di livello e progredire in un videogioco, ha deciso di farlo nella vita vera. Questo video farà arrabbiare molte persone. Sì, ragazzini, sicuramente. La scorsa settimana sono stato alla Games Week a Milano, che è un evento enorme, gigantesco, nella Madonna. Poche volte ho visto così tanta gente in un posto solo e poche volte ho visto tutta la fiera RO di Milano così piena. Ogni fottuto padiglione era pieno di gente. Sarò sincero, i videogiochi, gli anime non sono letteralmente la mia cosa. I videogiochi e gli anime non sono mai stati la mia passione. Sono andato perché lì c'era lo stand della mia agenzia e quindi c'erano dei ragazzi che volevo beccare da tanto tempo. Si nota anche moltissimo che non sono sua passione, anche perché ha parlato... Cioè, prendere Fortnite come esempio è particolare, per quanto possa sembrare giusto perché è super di massa, però... Si capisce da come ne parla che non solo per niente la sua passione, però vediamo. E in più in quei giorni lì ero a Milano, quindi ne abbiamo approfittato io e la mia amorosa per andarci. Ripeto, i videogiochi non sono mai stata la mia roba, non sono mai stata la mia passione. Ho giocato tanto, tanto alla Wii, poi crescendo ho praticamente abbandonato tutto e mi sono dedicato ad altre cose. Però essendo lì, vedendo tutte quelle persone, vedendo tutti quei ragazzi lì, mi ha fatto pensare molto, porca vacca. A una certa ho anche beccato un altro ragazzo che è un creator. Stavamo parlando di una cosa e lui mi ha detto: quest'anno tu, ho visto che sei stato alla fiera lì, quella dei pompati, dei grossi, e gli faccio Rimini Wellness, e lui fa sì sì, e gli ho detto: però a Rimini Wellness c'era veramente un decimo della gente che c'è qui. E lui mi ha detto: questo è un grosso indicatore di quanto la gente non abbia voglia di fare fatica, ma abbia voglia di nascondersi dietro qualcos'altro, dietro casomai i videogiochi. E questa cosa che mi ha detto lui è una cosa che condivido tantissimo. Il fatto solo che a Rimini Wellness ci sia un decimo della gente che c'è alla Games Week la dice lunga. Non dico, cioè non voglio fare qua il profeta e dire che è tutto sbagliato, a nessuno dovrebbero piacere i videogiochi, però la dice lunga sul fatto che le persone non hanno troppo voglia di fare fatica, hanno piuttosto voglia di stare su una sedia a giocare tutto il giorno dietro i videogiochi. E se è chiaro, se il video sta prendendo questa piega e sto parlando un po' male dei videogiochi e della Games Week in generale, è perché sono entrato alla Games Week e porca puttana, ho visto, cioè non lo so, era pieno di ragazzini, ragazzini giovani, dai 10 veramente ai 20 anni, con queste cazzo di cuffie, messi su queste sedie, inarcati, a sparare di continuo tutto il giorno. Cioè vai a una fiera, alla Games Week, e stai tutto il giorno a giocare ai videogiochi ad una fiera. Cioè la gente passa... Ma non è vero che fanno quello per tutto il giorno alla Games Week? Sa ore e ore della sua vita a guardare altri giocare ai videogiochi. È una cosa che arrivato a 23 anni non mi fa più senso. Non me lo faceva neanche prima, perché non ho mai passato troppo tempo a guardare gli altri vedere i videogiochi. Adesso ne fa ancora di me. E in più un'altra cosa di cui mi sono accorto e di cui ho parlato spesso con la mia amorosa anche prima di andare alla Games Week è il contenuto di questi giochi. Le armi, l'uccide... sono idolatrati, sono
sono resi comuni, cioè ogni cazzo di gioco a cui giocano i ragazzini di 15 anni, a cui molto probabilmente giochi anche tu, o sulla quale passi molto tempo anche tu, ha come obiettivo ammazzare altra gente. Che non è una cosa easy, sia chiaro, io ci ho giocato a Call of Duty, ci ho giocato tanti anni della mia vita, quando avevo 12 anni, e uccidere 30 persone con una mitragliatrice era una cosa stranormale. Sono entrato alla Games Week, ho visto su un muro un'arma enorme, una fottuta arma, le armi servono per ammazzare la gente, letteralmente. Cosa? Quest'arma enorme che veniva messa in una maniera fighissima, la violenza anche su questi videogiochi è idolatrata. È resa normale, è resa stra easy. Cioè in un videogioco ammazzi uno come niente. Sono sicuro al 1000%, anche perché l'ho letto in un libro che si chiama The Molecule of More. Senti, senti. No, no, stiamo molto calmi, no, stiamo molto calmi. Stiamo fermi un attimo. Ron Cosci, grazie per l'abbonamento. Sta parlando di The Molecule of More. Andiamo a vedere cosa vuol dire. La molecola del DPU, in pratica, che è la dopamina, in pratica, che diceva che gli adolescenti soprattutto non hanno la corteccia prefrontale pienamente sviluppata, e la corteccia prefrontale è quella parte del nostro cervello, l'ultima ad essersi evoluta, l'ultima ad essersi aggiunta al nostro cervello dal punto di vista evolutivo, quella cazzo di parte del cervello che ci fa prendere delle scelte logiche e che ci fa pensare prima di agire. Gli adolescenti, molto probabilmente tu che stai guardando questo video, non hai ancora sviluppata questa cazzo di corteccia prefrontale. E invece ho 100 anni e sono un grande, fottiti, fottuto. E quando la stai sviluppando, nel momento, negli anni in cui la stai sviluppando, stai sparando ogni giorno per 3-4 ore di fila e stai ammazzando le persone. Questa cosa letteralmente ti impedisce di sviluppare alla grande la tua corteccia prefrontale, e poi ti porta ad essere molto più impulsivo in tutte le scelte che farai, ti porta ad essere più impulsivo per tutto il resto della tua vita. Perché? Perché non ti permette di svilupparla bene, te la fa sviluppare letteralmente. Cioè, che non sono uno scienziato, ma questo è il concetto. E tu dici, oh, che male c'è ad essere impulsivo? Ad essere impulsivo c'è molto male, perché prima di tutto puoi fare una cazzata. Posso metterci 15 mani sul fuoco. Tipo, puoi fare un video dove parli dei videogiochi utilizzando come estrema giustificazione il fatto che non li conosci. Tipo, puoi essere impulsivo a fare questa cosa. È una delle cose che puoi fare. Gli sto dando del grande ipocrita, non so se si è capito. Irony in chat. Che il fatto che hai presente che in America c'è gente che entra nelle scuole a ammazzare. Ma nei l'America deve ammazzare le scuole. Persone. Ovviamente, sicuramente ci sono degli altri problemi, ma... Sì. Posso, ripeto, metterci delle mani sul fuoco. E anche i videogiochi, gli spara tutto, questi giochi in cui ammazzi continuamente le persone, hanno un'influenza super negativa su questi ragazzi che poi entrano e fanno questi macelli. Mio Dio, letteralmente. E i videogiochi... Mio Dio. Madonna. Normalizzano questa cosa di ammazzare continuamente le persone, soprattutto nei ragazzi più giovani. Perché chi è che usa la Play? Chi è che gioca a Call of Duty? Soprattutto tutti. Gli adolescenti. Ah, ok. Molto probabilmente anche tu. E voglio un po' aprirti gli occhi. Questo è un punto. Questa è una cosa negativa. Cioè che ogni giorno tu torni a casa da scuola, torni a casa da lavoro e ammazzi persone sul videogioco. Sembra una cosa iper normale e non dovrebbe assolutamente. È un video facile da controbattere. Non c'è molto da dire, ha solamente parlato di due giochi, e io ho molte volte detto, Joxy, grazie del primo abbonamento a questo canale, ho molte volte parlato del fatto che molti ragazzini che fanno Softair, che sono i più incazzati di tutti, mi sono sbagliato, proprio la mia ultima live ho detto che è vero, io credo effettivamente ci sia, no, non l'ho detto in ultima live, sono stato invitato a una... Dove cazzo ero? Chi è che me l'aveva chiesto questa cosa? Vabbè, lasciamo perdere le mie cazzate. Ma sono sicuro che effettivamente i videogiochi abbiano un impatto, a volte anche forte, soprattutto quando ne abusi, però si parla di abuso. E lui su questa cosa c'ha ragione, perché anche lui sta parlando di abuso, cioè tu abusi di qualcosa, la stai usando, ma... Gabriele Formica ha donato 2 euro. Ciao Marco, intanto vorrei un bel bacino. Poi volevo chiederti quali siano per te i 3 locali in cui si mangia meglio in assoluto a Messina. Secondo te, vale ogni categoria di cibo. Mi fido del tuo palato. La grande caracca, la cucina di cazzo è folle. Ok, tornando ai videogiochi, stiamo on topic.
Certo che quando abusi di qualcosa, quella cosa può avere su di te un impatto negativo, soprattutto se hai già dentro di te dei problemi, e i ragazzini, ma proprio per essere ragazzini, già sono tutti incazzati, e questo potrebbe rendere un gioco come Call of Duty la vera, non solo esca, ma anche motivazione per mandare avanti un po' quegli aspetti negativi. Ma stiamo veramente parlando di un videogioco solo. Cioè, ha una visione estremamente miope di quello che è l'universo dei videogiochi, anche perché lui ha giocato alla Wii, e la Wii, che venne criticata da me in passato perché aveva un po', si era un po', è un po' un da ora in poi c'è molto più gioco di massa. Da ora in poi, dopo la Wii, c'è stato veramente una rottura di quello che è il mondo hardcore, ma non proprio perché c'è stata, perché fortunatamente ho fallito nelle mie ipotesi da lì a qui, c'è stata molta più gente che ha giocato, e questa gente che ha iniziato a giocare, secondo me lui è una di queste persone, per questa gente è molto facile vedere i videogiochi solamente in questa maniera qua, ovvero ragazzini che sparano altri ragazzini per un giorno intero. Fortunatamente quello che ha fatto la Wii, oltre questo, è stato anche un insegnare a tantissima gente, soprattutto che non ha magari mai giocato ai videogiochi come lui, anche se lui questa cosa a quanto pare, ma è palese che non sia successo, che c'è tanto altro, c'è tanto tanto altro. Questo qua posso dirlo per esperienza, per la gente che mi segue, gente che si fida dei miei pareri quando dico giocate a Outer Wilds, andate un po' a scoprire quello che c'è oltre il videogioco che viene venduto e che puoi trovare su Italia 1 pubblicizzato. Molto cieca come visione, e quindi certo che possiamo crearci una narrativa solamente su questi due giochi, ma ovviamente non sono solo questi, ed è particolare come discorso perché credo che abbia ragione su alcune cose, ma se bevi tanta acqua muori, se giochi tanti videogiochi ti rincoglionisci, certo, ma i videogiochi sono tantissimo altro. 2. Ti fa essere più impulsivo, letteralmente sei più impulsivo nella tua vita. E questo può voler dire che fai delle cazzate dal punto di vista fisico, sei più violento, sei più impulsivo, puoi tirare un pugno ad uno senza che ce ne fosse minimamente la necessità. Detto sei più impulsivo, puoi tirare un pugno ad uno senza che ce ne fosse minimamente la necessità. Quando è che c'è necessità di dare un pugno a qualcuno? Letteralmente, literally. O anche nella vita di tutti i giorni, casomai sei più impulsivo e non riesci ad autocontrollarti. Non riesci a seguire minimamente una dieta, perché? Perché sei troppo impulsivo. Colpito affondato. Non riesci a prendere una decisione bella, controllata e pensata, perché? Perché sei troppo impulsivo. Perché? Perché hai passato anni della tua vita a friggerti il cervello e a non permettere alla tua corteccia prefrontale di svilupparsi. Io... su me hanno avuto un effetto molto diverso i videogiochi. Ad esempio... i videogiochi mi hanno fermato dal tuffarmi nella piscina di impulsività che mi avrebbe al 100%, mi avrebbe al 100% fatto uccidere mia madre, mi avrebbe sicuramente reso un omicida, avrei ucciso mia madre con tutto il piacere. I videogiochi mi hanno avuto un effetto abbastanza contrario quando ci giocavo assai, a tal punto da friggermi il cervello, perché effettivamente qualcosa friggono, secondo me è qualcosa di più ovviamente sociale che chimico. Oh mio Dio, ora che uno può dire ma sono la stessa cosa, però continua a dire frasi questa persona, vuole tanto conoscere la sua amorosa. Questa è una cosa che è la violenza che viene promossa in questi giochi. E poi c'è un'altra cosa, e l'ho letto sempre in questo libro. Sto cazzo di The Molecule of More. Ed è che praticamente i videogiochi, i giochi online, sono il paradiso per il tuo sistema dopaminergico. Che cos'è il sistema dopaminergico? È semplicemente il sistema che rilascia dopamina nel tuo cervello. Sono sicuro che a questo punto della tua vita hai sentito parlare di dopamina. Molto probabilmente l'hai sentita nominare nel mio canale. E molto probabilmente gli hai dato una connotazione negativa alla dopamina. La dopamina di per sé non è malvagia, è che ci sono delle cose che rilasciano dopamina di scarsa qualità e per questo ti tengono attaccate. Per esempio i social network, per esempio il cibo spazzatura, per esempio le droghe, per esempio i videogiochi, che sono letteralmente una droga.
Perché? Perché ti danno questo senso di progresso. Cosa succede? Che sono sicuro in ogni videogioco, che sia sulla Play, che sia sulla Wii, che sia sul tuo telefono come Clash of Clans o Clash Royale, questo sistema per cui avanzi continuamente e diventi più forte e ottieni progresso nel gioco. E questa cosa di ottenere, tra l'altro, se ci fai caso, ti viene sempre mostrata con una barra dei punti esperienza, con una barra del progresso, è una cosa che al tuo fottuto cervello piace da impazzire. Vuole fare un po' il guru, vuole essere la persona che ti cambia la vita. A me sta cambiando la giornata questa persona qua. Ho voglia di tirare un pugno senza necessità, un po' come dice lui. Al tuo sistema della dopamina piace da impazzire, perché ogni volta che ottieni un po' di progresso viene rilasciata della dopamina nel tuo cervello e quindi sei motivato a giocare ancora. E questo è un sistema abbastanza malvagio. Sia chiaro, molto probabilmente chi ha sviluppato i videogiochi non è che aveva in mente questa cosa di rilasciarti la dopamina. No. È proprio così invece. Oh merda, ma non sa niente, eccetera eccetera. Però chi sicuramente, probabilmente chi fa i giochi freemium non vuole fotterti il culo e il cervello. No, voleva fare un gioco effettivamente che si gioca da solo. Quelle gente, programmatori di videogiochi seri sono quelli là. Fa i videogiochi e giustamente lo fa, potrei dirti. Deve tenerti più tempo attaccato possibile al fottuto schermo, come nel caso dei social network. E come lo fa? Sfruttando questo sistema della dopamina, mostrandoti sempre come puoi progredire nel gioco, facendoti alzare di livello, utilizzando il rinforzo intermittente, che è un'altra cosa di cui parleremo più avanti e di cui abbiamo già parlato sul nel molecule, ah no, l'algoritmo, ok, vai a cercare rinforzo intermittente su internet. Ok, sono tutte tattiche che, ragazzi, non cercate rinforzo intermittente su internet, rimaniamo impulsivi, continuiamo a dare pugni. Ti tengono attaccati al fottuto videogioco. E sai cosa succede? Che inizi a sentirti bene, inizi a sentirti alla grande. Perché? Perché stai ottenendo progresso nei videogiochi, ti senti sempre più di successo. Voglio dirti una cosa, e me lo ricordo, avevo più o meno, fai conto, 13 anni. Ok. Mi ricordo, era il periodo di dicembre, più o meno questo periodo di Natale, e c'erano... Stavo facendo tipo un check mentale di tutto quello che stava andando bene nella mia vita. Che palle! Di tempo. E mi ricordo che dicevo, ok, ultimamente a scuola ho preso degli ottimi voti, tipo avevo preso diversi 8 in 8 e 9 in grammatica. Quindi... ero strafelice perché... Scusatemi ragazzi, mi serve veramente un rush di dopamina. Che la mamma mi avrebbe comprato i Nerf, tra l'altro, le pistole con cui sparare, ma lo... Quindi... No, figlio di puttana, vabbè il cazzo. Tua mamma che ti compri Nerf, vabbè il cazzo. Perché ora andiamoci a leggere The Molecule of More e parliamo di questo per 100 anni, per favore. E quello, poi dicevo, mi sto divertendo molto a baseball perché sto diventando più forte ed ero strafelice. E un'altra cosa su cui avevo posto molto la mia attenzione era che il mio villaggio su Clash of Clans, e non sto scherzando, stavo andando alla grande e stavo maxando tutti tipo gli estrattori di Elisir. E probabilmente sai bene di che cazzo sto parlando, se non sai di cosa sto parlando meglio. Ma uno degli aspetti fondamentali della mia vita al tempo era che il mio villaggio su Clash of Clans stesse andando bene. E se ci penso adesso dico, porca di quella vacca, quanto si è inserito quel gioco all'interno del mio cervello, tanto che ci è rimasto per anni. Quindi questa cosa mi dava un senso di progresso, mi faceva perfino sentire bene il fatto di progredire all'interno di un videogioco. E ti dico una cosa. Anche tre. Ci sono tantissimi ragazzi, molto probabilmente sei tu uno di quei ragazzi, però ti chiedo di dire una cosa prima di scrivermi un commento negativo. Carbone! Qui sotto e di insultarmi perché sto parlando male del tuo videogioco preferito. Fai una cosa. Tre giochi. Fermati a pensare un attimo. Dove vorresti ottenere più successo? Vorrei ottenere più successo nei miei video. In un fottuto videogioco o nella vita reale? Allora, se la metti così, scelgo il fottuto videogioco, ma solamente per darti torto. Oh. Vorresti ottenere un fisico migliore nella tua vita reale? Casomai trovare un lavoro che ti permetta di guadagnare bene, di lavorare dove vuoi, trovare una ragazza con cui ti piaccia stare, una ragazza con cui ti trovi bene, o preferisci solo progredire nel fottuto videogioco e salire?
di fottuto un'altra volta. Era di livello. Perché quando capisci che il videogioco è realmente qualcosa di finto, che ti dà solo questo senso di progresso, inizi a capire che stai buttando la tua vita in qualcosa che non ti dà nient'altro. Ti sta semplicemente facendo salire di livello su un fottuto schermo. Di nuovo. In un mondo che non esiste, perché non esiste. Tu non esisti. La vita reale è questa, quella che stai vivendo adesso. E se vuoi essere felice, se vuoi sentirti, se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, devi salire di livello nella vita reale. Non puoi farlo in un fottuto videogioco. Solo che la maggior parte dei ragazzi che gioca ai videogiochi si nasconde dietro queste realtà. Perché? Perché è molto più facile. Nei videogiochi non trovi spesso i fallimenti. Oppure quando fallisci non fa così male come nella vita reale. Ah sì? Si vede che non hai mai giocato a Dark Souls. Si muore un sacco lì. Reale. Nei videogiochi fallisci e poi muori casomai e poi rinasci e puoi rifarlo da capo. Quindi il motivo principale per cui i ragazzi giocano ai videogiochi è perché è una tana, è uno sfogo, è un qualcosa tramite il quale possono scappare dalla vita reale. Io posso fare lo stesso discorso sui palestrati. Veramente lo stesso. Molta gente che ho conosciuto palestrata sembra una minchiona di merda che vuole nascondere dietro la scolpitura del proprio corpo una grande insicurezza. Ed è vero, alla fine della giornata è meglio avere salute che toglierla davanti a un videogioco. Però se vogliamo veramente parlare di nascondersi da qualche parte, ma la vita è un po' un nascondersi da qualche parte. E parlare in un solo modo di quella parte là è un po' deleterio, secondo me. Molte volte io mi trovo a parlare male dei videogiochi perché in prima persona ho capito il male che possono fare. Ehi, da! Tereal Hauser 666 ha lanciato 100 bits. Si vede che non ha mai giocato a Dark Souls. Ai oi 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 oi, si muore un sacco lì. È quello che ho detto io prima. Però... ripeto, a volte io... Molte volte io ho parlato male dei videogiochi perché in prima persona ho visto l'effetto un po' terribile che ha avuto sulla mia vita, ma parlavo veramente sempre e solo di abuso, perché ora lo spiegheremo alla fine con il mio discorso di amore finale verso i videogiochi, ma merda, sta parlando di tre giochi e basta, e i peggiori di tutti poi. Letteralmente, forse tu stai cercando di... Puntami di nuovo il dito, vediamo che succede. Scappare dalla vita reale non va bene, devi fottutamente affrontare la... Io non posso più respirare dai polmoni. La vita, devi letteralmente... Di nuovo letteralmente. Cazzo, elimina i videogiochi, non giocarci ai videogiochi ed esci e prova qualcosa di nuovo. Dark Souls 4. Se vuoi salire di livello nella vita reale devi fallire, devi sbagliare. Voglio morire! A volte io voglio solo morire! Voglio togliermi questa vita di merda! Voglio non vedere la gente come te. A volte voglio solo non vedere la gente come te. Il trattino basso Dave00 ha lanciato 100 bits. Non puoi fottutamente respirare dai polmoni. Fottiti. Nella vita reale, non puoi nasconderti nei videogiochi. E sia chiaro, c'è anche chi si nasconde dietro i social network, c'è anche chi si nasconde nel fumare erba, perché... La palestra, pure la palestra. Perché ha paura di affrontare la realtà e quindi cosa fa? Si nasconde nel fumare l'erba, in una... Oh merda, messo il fumo. ...altra droga, nell'alcol, nel cibo spazzatura, nel gioco d'azzardo, sono tutti modi... Di divertirsi un sacco. Per scappare dalla realtà. Ah ok, per scappare dalla realtà, fottutamente per scappare dalla realtà. Quando la tua realtà non è abbastanza, te ne crei un'altra. Che sia col fumo, la droga, di questo, di quello, o con i videogiochi. E so già che comunque c'è gente che mi starà scrivendo nei commenti. Oh, ma cosa dici? Guarda che i videogiochi vanno bene. Se giocassi un'ora alla settimana, te ne staresti benissimo. Chi cazzo gioca un'ora alla settimana ai videogiochi? Nessuno. Alcuni. Se giochi un'ora alla settimana, ottimo. Casomai per staccare un po' il cervello, un'ora alla settimana, ottimo. Ma già un'ora al giorno è un'ora al giorno che stai buttando dietro i videogiochi. Perché? Perché oltre ai videogiochi hai i social network, hai Netflix, hai YouTube e hai tutte queste altre cose. Ma pure tu hai YouTube, stronzo. Stai caricando un cazzo di video. In più hai un'ora di videogiochi al giorno. Vuoi giocare ai videogiochi? Ottimo, fallo un'ora alla settimana.
Sono sicuro che non giochi un'ora alla settimana. Perché a volte sono veramente belli i videogiochi. Ne trovi uno bello ogni tanto e vuoi giocare di più. E ripeto, pensa a questa cosa. Stai progredendo in un mondo che non esiste. Che palle! Basta! Se quel cazzo di gioco lo eliminano, se Fortnite non va più di moda, tutto quel progresso... PUBG. Adesso devi costruirlo in un altro gioco e poi rimani comunque uno sfigato che non riesce a parlare con una ragazza che... Casomai... Che vecchio! Che vecchiaccio di minchia. Farà tutto, tutta la vita, un lavoro che non gli piace, che non otterrà un minimo di progresso nella realtà. È proprio un miscuglio di wannabe guru, questa specie di vecchio. Io ho capito che c'è fottutamente fottuto, non so come dire. Una realtà virtuale, levala. Per questo mi fa paurissima. Non mettere le mani davanti alla videocamera mi fa incazzare. Adesso non lo so, non se ne parla più per fortuna, non troppo almeno. Il, come si chiama, il metaverso. C'era ma gente che passava giornate dentro il metaverso. È assurdo. In Italia non penso tanto, in America sì, gente che passa giornate all'interno del metaverso in cui sale di livello, becca i punti esperienza. Bro, è un'altra realtà, letteralmente. No, allontanati. No, non preferisci, cazzo, salire di livello? Non preferisci abbandonare il fottuto metaverso per, non lo so, trovare una ragazza, capire come dialogare con loro? Non è la vita reale. E se è chiaro, sto parlando alle persone che hanno voglia di salire di livello nella vita reale. Se sei un ragazzo che ha un po' di ambizione, che ha voglia di vivere una vita che valga la pena di essere vissuta, devi progredire, devi metterti all'opera, devi fare fatica. Non puoi nasconderti dietro i videogiochi. Questo è il mio messaggio per te. Non nasconderti dietro i videogiochi, esci e vai fuori nel mondo reale e cerca del progresso. Cerca una ragazza, cerca di costruire il tuo fisico, cerca di costruire la tua sicurezza, la tua confidence. Cerca di imparare... La mia fottuta confidence. Qualche skill che possa permetterti, che ti piaccia, sia chiaro, che ti permetta di lavorare in quel cazzo che vuoi fare tu. Ci sono una miriade di cose belle in questo mondo e ti stai rintanando in un altro mondo fatto di videogiochi, ok? Quindi dato che so che non userai la Play o Clash of Clans o Clash Royale per un'ora alla settimana, perché è impossibile, lo userai ogni giorno, lo so già. Se, credimi, adesso puoi cercare mille applicazioni per bloccare il videogioco, per fare questo, per cose, per limitare l'uso del gioco. No, devi eliminarlo. Ma non lo farà nessuno, questo non farà nessuno, ma chi cazzo? E quando farai la scelta di eliminarlo vuol dire che sarai pronto a fare il passo dopo. Sarai pronto ad uscire dalla tua zona di comfort e a salire di livello. Altrimenti, credimi, tornerai a giocare continuamente. Non giocherai un'ora alla settimana, sono sicuro. Questi videogiochi sono molto spesso un pericolo per la tua salute mentale. E spesso, se sei un ragazzo giovane, sei in una fase molto importante della tua vita in cui quello che infili nel tuo cervello determina anche cosa esce dal tuo cervello. Se metti merda nel tuo cervello, esce merda. Se ci metti informazioni e cose ed esperienze di qualità, usciranno dei risultati di qualità, ok? Se è chiaro, non è facile perché questi videogiochi sono letteralmente fatti, come abbiamo detto, per attirarti, per catturare più della tua attenzione possibile. Ma prima hai detto che non vengono fatti così. Possibile. Non lasciare che succeda, cazzo. Esci nella vita reale, fallo insieme ad un amico. Se hai un gruppo di amici o sei un amico con cui giochi sempre, mostrali questo video, mandagli questo video. Non mostrate questo video a nessuno. L'avete fatto con me, siete figli di puttana. Non mostrate questo video a nessuno. E digli, guarda che cazzo sta facendo il videogioco al nostro cervello. Oh, merda. Letteralmente. Letteralmente. 66.000 volte letteralmente. Per questo, Leone, iscriviti al canale. Vai ad ascoltare anche questi video su Spotify. Casomai, se non vuoi vederli in forma di video... Se vuoi rovinarti la vita in un altro modo, fallo. Puoi ascoltarteli mentre vai a scuola, mentre vai a lavoro, ogni giorno con le cuffiette su Spotify. Quindi vai su Spotify. Ad ascoltare la cazzo di voce che ti dice fottuto e letteralmente. Iscriviti e ricorda un'ultima fottuta cosa. Che palle! Senti la paura e fallo comunque. Ci vediamo nel prossimo video. Oh, porco Dio. Oh, merda, mi ha chiamato uno schiaffo. Caro Marco, non sono i videogiochi a farmi fuggire la realtà, ma il fatto che nel 2020 ci sia ancora gente che la pensa come te, che mi fa disprezzare la real life. Potevi tranquillamente titolare il video Ottusità portami via, essere un boomer a solo 20 anni. Questo video è l'esempio perfetto che dimostra che non bisognerebbe mai parlare di qualcosa in cui non si compete. Allora, io vorrei... Ogni volta che leggo Marco mi sento in colpa perché, boh, porto il suo nome.
Ti dico persone, ti seguo soprattutto non da gamer. Ho questo video tutt'altro di uno sfogo personale sulla propria esperienza negativa con i videogiochi, ma pretende di essere un discorso generale e assoluto su questi ultimi. Se dovessi parlarti della mia esperienza, per esempio, del discorso. Vabbè. Io vorrei approcciarmi a questo fantastico video in questa maniera qua. Una esperienza da fottuto. Io più cresco, più la cosa che mi fa arrabbiare di questa tipologia di video non è che sono totalmente sbagliati, perché la gente si incazza, ma secondo me è un po' subconsciamente. La gente si incazza perché di fondo, ma proprio un fondo che devi scavare con la cazzo di trivella, con la fottuta trivella, fuckers. È che è vero che l'abuso videoludico ti fotte un po' il culo, fuckers. Ma veramente facciamo parlare anche di questi aspetti negativi a chi effettivamente i giochi li ha giocati e che ci ha lavorato, ma anche con una carriera da influencer dove li recensisce e basta, o solamente li gioca online, perché altrimenti veramente si diluisce in una marea di cazzate. Non ha veramente detto niente di che. Questa roba qua della fuga, dello scappare, del mettersi dietro un videogioco, è vera, ovviamente. Certo che si scappa, però merda che fantastica scappatoia, merda che fantastica scappatoia. Al di là dello scherzo, Trob, c'è una verità di fondo. Seguire tantissimo fare tantissimo qualcosa arriva un po' a, come dice lui, fottutamente friggerti il cervello, ma non puoi estremamente diluire questi discorsi con una marea di frasi che vengono dette. Sembra che voglia conquistare un'altra ragazza, lui dice che ha un'amorosa, ma lui ne vuole conquistare un'altra o tante altre. Io ci vedo un po' di dolce voglia di voler cambiare il mondo, e veramente ci sarebbe ci sarebbe un grande vantaggio nello smettere di giocare così tanto a determinati videogiochi, soprattutto quando il mondo videoludico è diventato tossico da un certo punto di vista, come quello dei telefoni, che è quello di cui principalmente parlo. Ci sono verità di fondo, ma queste verità di fondo purtroppo devono essere mandate avanti da persone che effettivamente ci hanno avuto a che fare con i videogiochi, non solo lavorandoci ma anche giocandone tanti. E io molte volte mi permetto, perché è veramente un permesso che mi prendo, di parlare male dei videogiochi e del modo di abusarne, perché veramente mi hanno fottuto il cervello a me, e veramente per me sono stati una scappatoia. Uscendo fuori da quella vita là, ti rendi conto che trattare i videogames in quel modo, ovvero come una vera scappatoia, come solo una scappatoia, ma trattarli anche in questo modo qua, sono due modi estremi per trattare qualcosa, un po' insultandola, perché veramente stiamo parlando, a mio umile, modesto e anche un po' cringino parere, di opere d'arte a volte, perché si fa veramente tanta arte nel mondo videoludico. Io faccio sempre l'esempio di una band. Quanto è difficile, molti di noi hanno avuto a che fare con delle band, io ne ho fatta una quando ero più piccolo, ed è davvero difficile mandare avanti un pensiero artistico. Mettetevi nei panni di chi sta seduto nella sedia a creare un videogioco e poi verrà giocato da tantissime persone. Ci vuole così tanta forza di volontà e gente che si spacca il culo per creare qualcosa che veramente a volte cambia il mondo. Non ho pensato ad altro che a robe come Undertale, Outer Wilds, giochi che veramente vogliono sfidare anche la concezione di quello che dovrebbe essere un videogioco. E ovviamente mi fa un po' dispiacere il fatto che non potranno mai arrivare a persone come lui, e non intendo idiote, ma che sono così distanti dal videogioco che figuriamoci se gli arriva Outer Wilds, non gli potrà mai arrivare, perché ovviamente gli potrebbe così tanto sconvolgere il cervello che è meglio che si sta zitto, perché questo video andrebbe veramente cancellato una volta aver giocato a cose effettivamente dignitose da quel punto di vista là, che non vuole solo friggerti il cervello ma un attimo stimolartelo. Ed è quello per cui è questo effetto qua della stimolazione, della dopamina, quello di cui parla lui, è il motivo per cui io ancora oggi continuo a giocare, perché ci ho visto ovviamente un marcio terrificante nel trattare il videogioco come l'ho trattato io quando ero piccolo, ovvero quello del certo che stai abbandonando gran parte della vita. Ed è vero quello che dice lui, la realtà è altrove, le sensazioni che ti dà l'uscire fuori certo che sono più tattili, sono più sensoriali, certo, ma
Basta parlare di determinati argomenti come o bianco o nero, fuori c'è solo il buono, dentro c'è solo il cattivo, il metaverso, ma vaffanculo, the molecule of more. Questo per dire cosa, ragazzi? Che non è niente di che, come video non c'è niente da dire, è solamente una persona che non ha giocato abbastanza da capire che quello che dice lui è abbastanza vero, che deve essere trattato in un altro modo, veramente in un altro modo molto più dignitoso e anche scientifico, se vuoi. Perché nonostante sia vero quello che ha detto, l'ha detto nella maniera più sbagliata e non acculturata possibile. Letteralmente, i mass shooting sono provocati da COD, cioè si ammazza la gente, capito? Perché poi fai la figura di Fiorello, che era uscito moltissimi anni fa, dicendo GTA è una merda per quel motivo là. Certo, certo che trovi sempre quelle quei ragazzini là incazzati a giocare a questi determinati giochi, ma c'è molto, 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 molto di più, io potrei anche parlarne come una brutta scappatoia che mi ha fritto il cervello usando le sue parole, ma porca, se mi ha salvato da un destino che mi avrebbe veramente fatto uccidere mia madre. Veramente, veramente. Non mi vergogno neanche al dirlo, perché ognuno ha le sue scappatoie e a volte meno male che ci sono. E meno male che sono scappatoie che magari si avvicinano molto più al tuo stile di vita, soprattutto quando è indignitoso. Io non avevo amici, mi veniva difficile. E non è che l'ho scelto io, non sono nato dicendo ora questa vita qua proprio non voglio avere amici per 20 anni di fila. A volte ti capita perché ti trovi nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, col carattere sbagliato, con la famiglia sbagliata. E io veramente non posso che dire grazie ai videogames per tante cose che non mi hanno fatto fare, proprio di impulsive, proprio parlando di impulsività. Questo però non cancella il fatto che, ovviamente abusandone, può succedere qualcosa di sbagliato. Questo video però vuole un po' creare assolutismo, se vogliamo creare le parole che finiscono con ismo, così facciamo i scientifici, ok? Marco, ma a proposito di salire di livello, in una scala da un accento in questo momento della tua vita, a che fottuto livello pensi essere ora? Penso sempre un 51. Vedo sempre questo numero nella mia testa. A sbagliati modi, se soffermiamo sulle cose sbagliate, ma l'allenazione e soffazione di dipendenza che ti dà o può dare siano innegabili. Secondo me la gente dovrebbe vedere questo video come... perché ho visto anche che l'ha reagito, però l'ho cercato, c'è... Raiden reagisce a Marco Tomasin, sono stato a Games Week, ecco cosa ne penso. Che però non ha parlato un cazzo di... l'hanno commentato pure i... quelli sul server. Vabbè, la gente sui commenti è tutta incazzata. Doxer, grazie per l'abbonamento. Secondo me... certo che vogliamo difendere le cose belle nel mondo, e noi che sappiamo, noi che siamo molto vicini ai videogiochi, sappiamo difenderli nel modo giusto, ma non c'è molto da incazzarsi, perché veramente questa persona non ha avuto mai la fortuna di esporsi a determinate opere d'arte del mondo videoludico, perché la sua scelta è stata proprio di abbandonare l'esposizione perché li reputava vero veleno. Però, amico mio, Nintendo Wii, Clash of Clans e Call of Duty, dai che potevi fare di meglio, dai che poteva capitarti di meglio. Nello stesso modo in cui non biasimerei qualcuno che, come me, decide di friggersi la testa quando era piccolino perché non aveva altre chance, nello stesso modo non voglio biasimare lui per dire queste cagate, perché si vede che gli sono capitate in testa, non sono veri ragionamenti. E tu puoi leggere quante volte vuoi, pure dall'ultima parola alla prima, al contrario, in tutte le lingue, Miracle of, the Molecule of More, ma non hai detto niente di che.